Andiamo adesso a utilizzare il software per la creazione degli algoritmi. Allora, potete cercare direttamente su Google draw.io. Ok. Perdonate la velocità della connessione, come sempre. Purtroppo da me non è eccezionale. Ok. Mi ha connesso direttamente alla pagina del sito perché già mi ero collegato altre volte. Allora, io volevo farvi vedere se vi appare da un elenco. Torno un attimo alla home perché vorrei proprio che ci andaste voi. Niente, a me apre direttamente perché mi sono connesso già dalla prima volta, ma in caso lo cliccate il sito è questo. Allora ragazzi, la prima cosa che vi chiede se volete salvare e dove salvare il diagramma. Io vi consiglio intanto di salvarlo su device. Ah, è possibile anche installare questo software, ok? Io probabilmente la prossima volta lo installerò, così come ho installato Scratch, proprio perché non posso sempre utilizzare la connessione, però per il momento ve lo faccio vedere. Allora, basta andare su Device e vi chiede creare un nuovo diagramma o aprire un diagramma esistente. Nel nostro caso, creare un nuovo diagramma. A questo punto, in questa finestra, andiamo a premere Flowchart. E andiamo su Create. Allora, ecco che appare questa schermata. Cosa dobbiamo fare noi? Per prima cosa, questo che vedete è un esempio di algoritmo, no? Come noi ne avevamo parlato prima. In questo esempio ci diceva che la lampada non funziona, ci chiede se la lampada è collegata e ci dà due opzioni: no e ci dice di collegare la lampada, oppure sì. E ci sta chiedendo se è accesa. Se la risposta è positiva, allora ci dice di cambiarla. Nel caso in cui è sostituirla, nel caso in cui invece non fosse accesa, di ripararla. Allora, a questo punto, praticamente. Come vedete, questa è un'istruzione semplice per farci capire che qualsiasi operazione che noi facciamo può essere in un certo senso interpretata come un algoritmo. Allora, ogni volta che noi creeremo un diagramma ci apparirà questa schermata, ma noi molto semplicemente selezioniamo tutto, andiamo sul cestino e cancelliamo. E allora, voglio farvi vedere come noi possiamo tranquillamente realizzare qui il nostro diagramma. Innanzitutto diamogli un titolo. Basta che noi clicchiamo ogni volta, ad esempio due volte, sul foglio, vedete appare la casella di testo e qui subito abbiamo i comandi che sono praticamente identici al Word. Potete scrivere anche in grassetto, ipoteticamente. E voglio dare un carattere maggiore, ad esempio. Vedete che si sta ingrandendo contemporaneamente la casella di testo. Torniamo qui. Allora, io che cosa voglio scrivere? La parola che voglio inserire, ad esempio, è il titolo del mio diagramma blocchi. E lo voglio chiamare, lo scriverò tutto in maiuscolo. Allora, calcolo dell'area di un quadrato dato il lato. Ok, basta cliccare. Riprendendola, vedete che il puntatore assume questa forma, io posso decidere di posizionarlo. Ad esempio, lo voglio mettere al centro, vedete? Un cursore automatico mi indica la centratura. Questo programma è molto efficace. Potrei anche colorare il testo se non sbaglio
Non so se si possa fare da qui, proviamo. Beh, così ho colorato il bordo. Per colorare il testo non vi saprei dire che funzione si dovrebbe prendere. Allora, eccolo qua, font color, voi cliccate e ci dà tutte le varie opzioni. Perfetto. Questi ragazzi sono delle cose aggiuntive che ci servono come non ci servono. Possiamo anche essere più essenziali. E allora, iniziamo con il blocco delle ellisse. Allora, teniamo premuto col tasto sinistro e lo portiamo dentro. Allora, come vi ho sempre detto, noi possiamo, se tiriamo tutto questo dai lati, possiamo ingrandire le ellisse. Questo decidete voi se farlo o meno, dipende anche dalla lunghezza fondamentalmente del diagramma che noi scriviamo. A questo punto lo possiamo spostare anche, se io tengo premuto con il tasto sinistro, vedete compare questo asse. Ci avete fatto caso? Ok? Questo significa che io sto esattamente allineando con il centro di questa pagina, che voi vedete, il mio diagramma. Allora, qua dentro basta che clicco due volte, come sempre mi appare la casella di testo, posso ingrandire il testo e andrò a scrivere inizio. Non mi piace scritto così, lo vedo piccolo, lo sottolineo e l'ho cliccato due volte, guardate, così è quello che appare vuoto. Clicco qui, clicco due volte il testo e ingrandisco il carattere. Questo, ragazzi, è a vostro scelto, a vostro piacimento. Naturalmente questa era cliccata la casella di testo, perché se io vedete che mi dà questo simbolo appena mi avvicino col mouse, mi fa capire che io potrei lavorare l'ellisse. Clicco sull'ellisse e posso cambiare i colori. C'erano degli effetti molto carini sfumati, non mi ricordo dove sono. Eccoli qua. Ma ognuno di voi sceglie come fare. Vabbè, prendiamo quei colori, coloriamolo di verde. Lui automaticamente ha messo la scritta all'interno bianca. A questo punto prenderò una freccia, ecco qui. Questa freccia io la voglio girare, vi faccio vedere come. Vedete che mi dà una manina, io giro questa freccia e la metto così, ad esempio di questa lunghezza. Quando mi dà questo il puntatore di questo tipo, io posso trascinare il mio oggetto e, come sempre, vedete, lo centra perfettamente simmetricamente. Ok, addirittura mi ha dato anche la linea di aggancio. Vi posso dire che non avrò bisogno ogni volta di prendere una freccia e portarla dentro. Se preferite, potrei prendere anche questa più grande, forse anche più carina, ad esempio, no? Ripeto, se la voglio eliminare, ci clicco sopra o sul cestino o tasto destro mi dovrebbe dare qualche delete. Delete, ok. Io ripeto, non avrò bisogno ogni volta di andare a prendere la freccia e portarla dentro, perché basta che clicco questa, faccio tasto destro copy e poi faccio qui e faccio incolla. E quindi ho un'altra duplica della mia freccia perfettamente come l'ho orientata. Ok, allora a questo punto noi procediamo con quella che era la fase di inizializzazione, scusatemi, dichiarazione ed inizializzazione di variabili. Ed era un'istruzione, scusatemi, questa intanto la sposto qua di lato, era un'istruzione di input. Allora io prenderò il parallelogramma, che è praticamente questo, e lo trascino dentro. Vedete che bellino come si può mettere tranquillamente al centro? Non mi piace così, lo voglio allargare un po' di più. Perfetto, questo è a piacimento, ragazzi. Asse di simmetria, vedete? E lo attacco qui. Non mi piace, lo voglio colorare. Prendiamo quei colori bellini, quell'effetto sfumato. Io avevo utilizzato questo. Perfetto. Allora, come vi ho detto, io posso scrivere in qualsiasi punto del mio schermo. Posso scrivere qua, si apre la casella di testo e ci scrivo input. Ok? E la avvicino, perché questa è un'istruzione di input. Vi consiglio sempre di scriverlo. Basta o la I
di input o la O di output, non importa. Allora, qua dentro io che cosa facevo? Io andavo a dichiarare le mie variabili, ok? E queste variabili venivano inizializzate. Allora, il processo di inizializzazione, ragazzi, noi potremmo anche sottintenderlo. Voi vedrete che in un linguaggio di programmazione per noi sarà assolutamente necessario inizializzare alcune variabili. Ci sono software che non le devono inizializzare. Ci sono software che le devono inizializzare. Ci sono software che le devono azzerare all'inizio, in modo tale che non restino in memoria. Noi ci limiteremo in questa fase di dichiarazione di variabili. Ci limiteremo semplicemente a dichiarare le nostre variabili. L'inizializzazione la faremo con Scratch. Perdonatemi, ragazzi, se molte volte vi sembra un po' troppo lungo questo mio modo di procedere e lento, ma lo faccio assolutamente affinché voi capiate bene tutti i passaggi. Clicchiamo due volte. Allora, qua dentro io inizio a scrivere le mie due variabili che sono l'area, posso andare a capo con l'invio, e il lato. Ok? Le ho inizializzate. Ora io posso, come qualsiasi linguaggio di programmazione, inserire dei commenti. Se io aprissi qui una casella di testo, potrei andare a inserire i commenti che in generale nei linguaggi di programmazione si possono scrivere con la doppia slash. Naturalmente, ragazzi, i commenti dovrebbero essere inseriti, in realtà in genere si inseriscono a destra, però o sposto tutto a sinistra e lascio i commenti qua. E facciamo così, allora dai, così evitiamo di fare errori. Cancello questa scrittura. Allora, io sottolineo tutto, vedete, e trasporto il tutto qui a sinistra. Perfetto. E allora vado a inserire i miei commenti. Con la doppia slash dirò che questo è un commento su di una linea. Se invece io, ecco che mi sto spostando tutto, volessi scrivere un commento su più linee, cosa farei? Utilizziamo per esempio la convenzione del Java. Noi apriamo con slash asterisco. E chiudiamo con asterisco slash. Allora, in questo commento su più linee diciamo di più che diciamo non mi piace, indichiamo la rap presentazione, vado a capo, della sola dichiarazione di variabili. Punto. Rivado a capo. A seconda del linguaggio di programmazione utilizzato, genereremo un inizializzazione. Mando inizializzazione a capo.
E qui chiudo questo commento su più linee con asterisco slash. Allora. Lo voglio scrivere più grande perché se no non lo vedete. E me lo sposto un poco. Anche questo lo voglio scrivere più grande. E lo rimetto qua. Ragazzi, non c'è bisogno di dover commentare ogni volta, però voglio farvi capire che lo potete fare, cioè non è un'esigenza. Io forse lo metterei in grassetto perché secondo me si nota di più. Stessa cosa anche questo. Ok, sì, è più evidente. Soprattutto riuscite a leggere meglio slash asterisco e asterisco slash. Quindi ripeto, io sto facendo un esempio generale. Ecco, su come procedere, su come in un certo senso noi vogliamo dare compimento al nostro svolgimento. E quindi a come fare al meglio, perché voi avreste potuto iniziare qui dal centro in maniera simmetrica, carina, ecco come volevate. E allora torniamo a noi. Questa bella freccia me la riporto nuovamente qui. Ecco, vedete, lui trova perfettamente l'asse di simmetria, eh? Quindi potete essere molto puliti e sicuri nell'agire. Naturalmente anche questi blocchi si possono duplicare. Allora, a questo punto, ragazzi, noi possiamo realizzare, ad esempio, l'istruzione che mi lega quale sia. Anzi, voglio essere ancora più chiaro, ragazzi. Mi permettete di scrivere dove io ho area? Allora, vorrei vedere se mi becca il testo. Ok. Area, punto e virgola. Lato, punto e virgola. Separiamo queste due indicazioni in questo modo. Non è necessario, ragazzi, e potreste anche non farlo, però noi stiamo educatamente separando queste due variabili. Ok? A questo punto io vado a inserire invece un blocco rettangolare. Questo ha gli angoli arrotondati, utilizziamo questo, che è il blocco delle operazioni. Ovvero con questo blocco io voglio andare a inserire il legame che esiste, vedete quanto lo posso rendere largo? Come vogliamo. Vediamo se, ecco qua, vedete, mi dà sempre la corretta. Aspettate che mi salta un po' il mouse. Ok, simmetrizzazione. E questo era un blocco di operazioni, un blocco che vediamo se c'è un verde più intenso. L'unico con effetto sfumatura è questo. Ok. Questo qui era il blocco delle operazioni, ok? Quindi non va scritto niente qui. Allora, come blocco delle operazioni, noi stiamo indicando il legame che esiste tra le mie variabili, cioè io sto andando a dire che l'area è uguale al lato, che è una variabile, per, aspettate, devo prendere la x. Ecco qui. È uguale al lato, lascio un po' di spazio così si capisce meglio, per lato. Ok? Anche questa istruzione
voglio farla terminare con un punto e virgola, così per far capire che è un'istruzione e che deve finire lì. Quello che noi siamo andati a fare adesso è stato appunto stabilire che cosa è l'area. In questo momento noi abbiamo istruito il calcolatore a capire che l'area è una variabile che dipende dal prodotto della variabile lato. A questo punto però noi dobbiamo andare a restituire, inserire il valore del lato, perché lui deve andare a calcolarlo. Quindi noi utilizzeremo il blocco di input del parallelogramma. Lo mettiamo qui per adesso. Mi ricopio nuovamente la freccia. Posso fare anche duplicate, vedete? Eccola qui, e avvicino questo blocco. Questo blocco io lo volevo colorare in azzurro. Per me era sempre un blocco di input. Vedete? Faccio anche in questo caso duplicate e me lo trascino qui, tanto bellino. Addirittura lo posso mettere perfettamente in scala con l'altra scritta. Se proprio, vedete, voglio essere preciso al 100%, però vi ripeto ragazzi, io non vi chiedo questa precisione così certosina, potete essere anche un po' più spartani, nel senso fate le cose bene, l'importante è che voi otteniate un risultato corretto delle operazioni. Poi se effettivamente sbagliaste, cioè, no, no, non foste molto puliti nella realizzazione di tutto questo, non è un problema. L'importante è che voi, cioè, non mi importa se voi scrivete tutte le cose perfettamente in linea, aggiustate, sistemate. Questo, ragazzi, è, come devo dirvi, il bello di presentare un compito scritto bene, al di là di ciò che ci sia nel compito. Ecco, quindi io vi consiglio sempre, fate le cose al meglio, però, ripeto, non è un dramma se scrivete input un po' più in alto, un po' più lontano o qua sotto. Più puliti siete, meglio mi fate capire che avete padronanza. Allora, in questa istruzione, ragazzi, io vi avevo sottolineato invece l'altra operazione che era necessaria fare, cioè quella dell'assegnazione di variabili. Allora, qui voglio che mi si venga e che si vada ad inserire il valore del lato. Quindi l'assegnazione del valore del lato. Ad esempio, noi andremo a dire che il lato è uguale a 5, ipoteticamente. Ok? Però c'è una cosa che voglio mostrarvi. Possiamo ancora fare meglio, ragazzi, e ve lo dimostrerò. Spostiamo un attimo questo blocco qui. Io voglio prendere invece un blocco di output, perché voglio che a questo punto il programma mi chieda invece inserisci il lato. Allora, se vi ricordate, il blocco di output era colorato di blu scuro. Qui non so se c'è un blu scuro, forse nei colori effetto pastello. Sì, credo che fosse questo. Allora, questa istruzione è un'istruzione di output duplicate, me lo trasporto qui, ok, e qua dentro ci scrivo output. Non ricordo se fosse blu o sul violetto.
Forse era più questo. Allora, qui voglio che lui rappresenti questa istruzione. Inserisci il lato. Cosa significa tutto questo, ragazzi? Significa che ad un certo punto il monitor, che è l'output, mostrerà un'istruzione in cui mi viene chiesto di inserire la misura del lato. Ha più senso che a questo punto entri in gioco il comando di input, che invece rappresenta l'inserimento da parte nostra del valore. E lo facciamo subito. Vedete, ragazzi, sto selezionando e trasportando i blocchi con estrema semplicità. Ok. Vediamo come rimetterlo al centro. Adesso è centrato. Quindi, come vedete, tutto è coerente. Noi abbiamo un inizio. Abbiamo la dichiarazione delle variabili in ingresso. Abbiamo praticamente quell'elemento di calcolo che viene svolto all'interno del compilatore che assegnerà alla variabile area il prodotto del lato per se stesso, quindi abbiamo creato una relazione che esiste tra le due variabili. Adesso il computer mi mostrerà un'istruzione in uscita perché mi chiederà che cosa devo fare, e infatti mi chiede di inserire il lato, cioè mi sta chiedendo di qual è e quella istruzione che io devo fare. A quel punto, sostanzialmente, il computer è in attesa, lampeggia perché attende la mia istruzione, e la mia istruzione è proprio l'inserimento in input del lato. Una volta che avrò inserito questo lato, lui conosce questa relazione, quindi io posso creare un'altra istruzione di output. La ricopio di nuovo, vedete, non ho bisogno di andare ogni volta a riscrivere tutte cose, e mi copio una freccia. Ecco qui. Perfetto. No, ragazzi, pensavo che fosse un colore diverso il mio monitor. A seconda dell'altezza mi sembra più o meno viola, più o meno blu. Allora, io vado adesso a modificare questa scritta e, ripeto, voi potreste anche prendere un blocco nuovo e trascinarlo, potete anche riduplicarlo come ho fatto io, non importa. A me interessa che qui lui mi dice e qual è l'uscita? E io ci metto visualizza ad esempio due punti area, ovvero devi visualizzare il valore dell'area. Facciamo una cosa, scriviamo proprio visualizzare. Ok, così viene più semplice.
Questo significa che il blocco sta mostrando la mia grandezza area. A questo punto, ragazzi, noi avremmo praticamente terminato, perché basterebbe il programma è concluso, andiamo semplicemente a creare l'ultimo blocco che è quello di uscita, che io ripeto, posso riprendere nuovamente dall'ellisse, ma posso copiare anche questo blocco qui. Così ho una cosa facile, simmetrica, non ho problemi con le proporzioni, neanche con quelle testuali. Ripeto, perché io magari ci giochicchio un poco, mi piace farlo perfetto, diciamo, da questo punto di vista grafico. E qui il colore interno era un bel rosso. Ok. Naturalmente non è inizio, ma è fine. Tutto qui, ragazzi, questo è un algoritmo. Questa è l'istruzione che ci permette di realizzare il nostro flusso di informazioni. Il testo glielo scriviamo per fare capire com'è. Qui potreste mettere anche il vostro nome e cognome, ad esempio, se volete consegnarmi questo risultato, qua potete scrivere il vostro nome. E cognome. Poi la classe, tutto quello che volete, così io lo vedo. Quindi inizio, istruzioni di input, dichiarazione di variabili, operazione che permette di stabilire qual è il legame tra le variabili stesse. Istruzione di output, mi viene stampato a schermo di inserire un lato. Istruzione di input, do il valore del lato. Istruzione di output, uscita, visualizzazione della variabile area, perché lui visualizzerà che cosa? Il valore dell'area, cioè che è uguale al lato per il lato. Fine. A questo punto, ragazzi, che cosa voi farete? Questo programma permette di salvare tutto questo schema come file JPEG. Allora, noi andiamo qui in alto a destra su File e andiamo a scrivere. C'è scritto anche salva come, noi possiamo fare esporta come JPEG. A questo punto ci viene chiesto e possiamo lasciare tutto questo, andiamo. Selection only selezionerebbe solo la parte che a noi interesserebbe di una componente, cioè vogliamo selezionarne un pezzo e visualizzare quello. No, lo vogliamo fare tutto. Potrebbe anche importare la griglia, lasciamolo a sfondo bianco. Esporta. Giustamente ci chiede dove. Lo potremmo mettere su OneDrive, su Google Drive, se volete salvarlo direttamente sul vostro Drive. Qua vedete, vi dà l'anteprima, avete la possibilità di farlo. Io per esempio vi consiglio o sul Drive e poi dal Drive me lo passerete sullo stream della Classroom, oppure direttamente sulla cartella Drive di Classroom, oppure se volete momentaneamente premendo Device, lui lo ha salvato sulla cartella Download del computer. Infatti, se io vado qui su Mostra tutto, vedete si apre Download e già mi dice che il file si trova qua. Io vado in Mostra nella cartella. Lui apre la cartella download, vedete questi sono tutti i file che io ho scaricato, giustamente me lo dà come diagramma senza titolo. Io tasto destro, lo rinomino, voi scrivereste ad esempio in sede d'esame nome, cognome e la data, io scrivo semplicemente che questo qui è l'esempio. Ci metto FC che sta per flowchart, anzi facciamo una cosa più chiara, esempio diagramma area quadrato.
Eccolo qui. Non lo voglio su download. Tasto destro, posso fare copia e incolla sul desktop se voglio fare una duplica, taglia e incolla se voglio rimuoverlo da qui. Vado su desktop, tasto destro, incolla. Eccolo qui. Se io vado col puntatore sulla barra, qui di lato, mostra desktop. Io dovrei trovare questo file e dovrebbe essere qua, soltanto che in questo momento non lo vedo. Eccolo qui, esempio diagramma. Se lo apriamo, viene aperto con il normale visualizzatore di immagini ed eccolo qui. Naturalmente non vi preoccupate perché noi possiamo tranquillamente ingrandirlo e visualizzarlo molto grande e poi praticamente possiamo spostare e andare a guardare. Se ci fate caso, avete visto che l'immagine è comunque sempre un po' sgranata, no? Questo è l'effetto della compressione JPEG, cioè rispetto a come voi lo vedevate qui, dove appare nitido, anche se io riuscissi ad ingrandire fondamentalmente questo foglio, lo vedrei sempre molto nitido. Vedete? Perché è chiaro che in questo momento il tipo di grafica che noi stiamo utilizzando è quella che viene chiamata vettoriale. Poi scopriremo che cos'è la grafica vettoriale. Nel JPEG, ahimè, purtroppo appare e sgranato perché ragazzi, come vi ho spiegato a lezione, il JPEG, a parte che noi l'abbiamo salvato come una fotografia, è come se avessimo fatto una fotografia allo schermo, ed essendo il JPEG un'immagine con una compressione con perdita, è chiaro che molti dettagli si perdono, ma figuratevi, non è un problema questo, l'importante è che io capisca il senso. Poi fondamentalmente già questa è per me la grandezza sufficiente per riguardare tutto. Va bene ragazzi, allora spero che vi sia piaciuto tutto questo sistema. Noi avremmo potuto anche lavorare tutto quanto su foglio di carta. Però io vi dico una cosa, se sbagliate a realizzare un blocco e dovete poi rifarlo cancellando, e molte volte non c'è tempo, verrebbe un foglio abbastanza impasticciato e si rischierebbe, diciamo, di perdere tempo, non avere, ecco, diciamo, la possibilità di scriverlo anche in maniera serena. Ipoteticamente, se voi voleste inserire un commento e questo commento lo inseriste in un posto dove poi il blocco non corrisponde, è chiaro che sarebbe molto drammatico. Qui invece noi selezioniamo col tasto sinistro e spostiamo dove vogliamo. Quindi io vi consiglio sempre di utilizzare questo programma anche per avere un software in più. È sempre secondo me un aiuto, uno stimolo. E io vi consiglio di fare così, ragazzi. Va bene? Allora, la prossima lezione vi mostrerò come con questo schema noi possiamo poi passare all'implementazione di questo diagramma blocchi con Scratch.